In campo religioso, lo scambio culturale fra Roma e le province non avvenne in un'unica direzione. Ne sono testimonianza numerosi culti religiosi orientali, che vennero assimilati dalla società romana. Per esempio, il culto di Cibele, introdotto a Roma sul finire del III secolo a.C. e diffusosi ampiamente in età imperiale. Oppure il culto di Iside, o ancora quello di Mitra, che venne praticato soprattutto tra le file dell'esercito e nelle classi sociali più alte. Una caratteristica di queste religioni era il carattere misterico, ossia il fatto di basarsi su conoscenze segrete rivelate solo agli iniziati, in greco mystes, e la promessa di una salvezza ultraterrena, espressa spesso attraverso la simbologia della morte e della rinascita. Questa ricerca di un'esperienza religiosa più profonda rispetto ai culti tradizionali fu il presupposto culturale per la diffusione di una nuova religione, il cristianesimo. Siamo in piazza della Bocca della Verità, a pochi passi dal Circo Massimo. Qui è custodito un prezioso monumento che testimonia l'importanza del culto di Mitra nella Roma imperiale, il Mitreo del Circo Massimo. Lo scopriamo insieme al professore Alessandro Saggioro, specializzato in storia delle religioni. Proprio qui, dietro le fondamenta di questo edificio, cioè il magazzino generale dei teatri del Teatro dell'Opera, durante gli scavi per posare le fondamenta fu rinvenuto un piccolo locale che gli archeologi non tardarono a riconoscere come un mitreo. Tra i piloni di cemento armato, ecco il tempio dove gli iniziati al culto di Mitra praticavano i loro rituali segreti. Il mitraismo arriva a Roma nel primo secolo a.C., ma è in quello successivo che si afferma e si diffonde nella società, proprio in coincidenza del cristianesimo. Ha origini orientali e viene conosciuto nell'antica Persia. A Roma svilupperà caratteristiche differenti, tipiche del mondo romano. Chi era Mitra? Era una divinità connessa al sole che aveva origine in Oriente, nelle lontane terre persiane. Il dio Mitra è raffigurato come un giovane, con un abito rosso di tipica foggia orientale, mentre affonda il pugnale nel collo di un toro. Il dio persiano, uccidendo il toro, rinnova l'intera natura. La dottrina di Mitra riferisce che lui, alla fine dei tempi, ritornerà per salvare il mondo e rinnovare il genere umano. Deo Soli Invicto Mitre, Dio Sole Invincibile Mitra, una religione antichissima che ha attraversato secoli e civiltà, legata al culto del sole con cui Mitra veniva identificato. Il culto di Mitra era il più diffuso nell'impero, insieme al cristianesimo, anche se praticato solo dai maschi. Ma lo stesso cristianesimo ne avrebbe adottato alcuni elementi. Il tema ha dato adito a teorie controverse e le fonti sono scarse, ma c'è una coincidenza fondamentale. Il giorno in cui si celebrava la nascita di Mitra e del Sole Invictus era il 25 dicembre, lo stesso del Natale cristiano. Sarebbe stato Costantino, dopo il primo concilio di Nicea, a fare del 25 dicembre il giorno ufficiale per i festeggiamenti della nascita di Gesù, sovrapponendolo a quello del Sole Invictus. L'imperatore decise addirittura di rappresentare i due culti uniti nella sua persona. Nella statua colossale al centro di Costantinopoli, la Nuova Roma, era raffigurato con la corona solare attorno alla testa, come il dio sole. La statua era orientata verso il sole nascente, ma nella mano destra l'imperatore teneva un globo con incisa la croce. È evidente che la Chiesa tende a sovrapporre le nuove festività a quelle antiche per cancellarle e costruisce chiese e monasteri sui siti di templi e di santuari di antiche divinità pagane.